Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells. Pochi minuti fa abbiamo fatto la prima accensione del nostro albero di Natale. Diciamo piuttosto perché è stato fatto questo albero. Prima di tutto per unire un po' tutta la comunità. Ci siamo riusciti? Questa è una bella domanda, forse, speriamo di sì, e speriamo che il prossimo lavoro veda ancora più gente coinvolta. Poi il secondo scopo è stato quello di unirci alle altre 37 città d'Italia che hanno pensato a questa manifestazione, a questa costruzione di questi alberi. È un filo che ci unisce e unisce non soltanto l'Italia, ma anche una città del Belgio e perfino una città del Brasile. È molto bello pensare che sotto questo cielo colorato ci siamo tutti noi. Consuva è un piccolo paesino di montagna a 1050 metri di altitudine, un valico che unisce la Val di Sieve e il Casentino, situato tra la provincia di Firenze e di Arezzo e circondato dalle suggestive foreste di abetine del Casentino e di Vallombrosa. Nel 2017 abbiamo fondato Consuma Creativa, un'associazione che ha lo scopo di riscoprire, valorizzare e condividere con tutti le molteplici pratiche artigianali. La nostra sede nel paese della Consuma, infatti, è un accogliente rifugio per tanti creativi. Lo scorso Natale abbiamo visto l'albero di vento. Di questo ce ne siamo innamorate, perciò abbiamo contattato le vicinettine di Trivento e ci siamo... Ci siamo innamorate. Thank you.
l'albero di tutti. Con pieno entusiasmo e grande amore per il prossimo, la cittadinanza femminile, maschile, secusina e limitrofa ha lavorato per realizzare l'albero di tutti. Quando Anna, a nome di tutto il gruppo, me l'ha comunicato, subito non riuscivo a capire cos'era questo albero di Natale fatto con la lana. Poi, quando mi hanno fatto vedere alcune immagini di Trivento, credo, ho cominciato a capire, e man mano loro mi informavano delle loro necessità. E ringrazio proprio tutti coloro che hanno veramente collaborato, sia nel grande, ma anche il più piccolo pensiero che hanno potuto dare. Grazie a tutti. Siamo un'associazione di promozione sociale, Banca del Tempo di Caponago, nata circa 11 anni fa grazie a un gruppo di donne che volevano aiutarsi scambiandosi del tempo. Il progetto è nato casualmente vedendo un video su YouTube l'anno scorso, grazie a un'iniziativa nata a Trivento dove delle donne hanno costruito assieme il primo albero all'uncinetto. Thank you.
atmosfera anche un po' capodannesca. Esatto, è capodanno sempre. E grazie anche alle nostre dirette Facebook con le nostre persone sul tetto, che salutiamo. Io direi di introdurre questa accensione con un countdown, con un conto alla rovescia. E allora tutti insieme, vai Peppino, iniziamo? 5, 4, 3, 2, 1. E diamo il benvenuto al primo albero all'uncinetto di Melendugno, un applauso! Ed ora... Spettacolare, bellissimo! Ed ora... Ma gli diamo un nome! Diamo. Allora, bambini, se siete d'accordo, noi... Come lo spelacchio a Roma? Come lo spelacchio a Roma, noi vorremmo dare un nome all'albero. Allora, l'albero, come vedete, è formato da mattonelle di lana. Ma una singola mattonella in dialetto come si chiama? No, una singola un singolo quadratino di lana in dialetto come si chiama? Sentito. Presina oppure mappina. È un filo che unisce Bondeno a Trivento. Nog eens draaien. Ja, zet hem eens neer. Zicht met de vingers, jongens. Zicht met de vingers. Oké, prima. Ecco, dopo quasi un anno di lavoro trova finalmente compimento questo albero di Natale fatto a maglia con una struttura in ferro realizzata dagli studenti della scuola Atlas College a Genk. Ik blijf iets erin schuiven, zo met de vuile handen, anders krijgen we ruzie met de dames. Insieme a Patrice, il loro insegnante, appunto gli studenti, hanno realizzato lo scheletro che sostiene il lavoro a maglia che renderà visibile un albero di Natale che collega Genk a Trivento, la città in Italia dove l'anno scorso è stata inaugurata questa iniziativa di realizzare un albero di Natale con il lavoro a maglia. Ma è stato in orde? De vloer zal toch op pas liggen, hè? Siamo davvero contenti e fieri di poter essere partecipi di questa iniziativa che ci ricollega non solo a tanti gruppi che in varie parti d'Italia ed Europa si sono uniti a questa tradizione, ma anche alla tradizione stessa del Natale.